Ciao a tutti gli amici di Android Log, siamo con Raffaele Ciuffegrane, Product Manager di LG per l'Italia. E Raffaele, quindi cosa ci mostra quest'anno LG al Mobile World Congress? Beh, è ormai da un po' che LG ha adottato due serie molto nette come distinzione. Abbiamo la serie G, dove abbiamo G2 Mini, la versione compatta del G2. Abbiamo poi il G Flex, che è il prodotto più innovativo, possiamo dire, anche di questa fiera, perché è il primo smartphone realmente curvo. E poi abbiamo G Pro 2, che è un phablet che al momento è previsto soltanto per il mercato coreano, di cui stiamo ancora valutando la possibilità di importarlo. E poi abbiamo la linea L. La linea L è prevalentemente fatta da prodotti, una gamma ampia di prodotti orientata ai giovani che vogliono avere un prodotto da un design interessante, minimalista e ricercato, con però un ottimo rapporto qualità-prezzo, andando poi a soddisfare tutte quante le necessità in termini sia di prezzo sia di caratteristiche. Bene, quindi tante le novità, ci hai parlato di prezzi, di caratteristiche, che range di prezzi abbiamo per queste novità sul mercato italiano? Beh, al momento non abbiamo ancora annunciato i prezzi, però vi posso anticipare, la serie L ormai è giunta alla terza generazione, già abbiamo uno storico del 2012 e del 2013, diciamo che abbiamo un prodotto che si chiama L40, che è un 3,5 pollici dual core con fotocamera da 3 megapixel e batteria da 1540 mAh, lo posizioneremo in fascia entry. Dopodiché abbiamo l'L70, che è la fascia media, che è il prodotto che vedete qui. Questo è un 4,5 pollici di display con sempre processore dual core e la batteria da 2100 mAh e 5 megapixel, tra l'altro anche molto rifinito nella parte posteriore perché ha una texture veramente pregiata. E poi abbiamo il top di gamma, diciamo, che è l'L90, andiamo a posizionarlo su una fascia, diciamo, media, e ha un display da 4,7 pollici, una batteria ancora più capiente perché è 2540, fotocamera da 8 megapixel. Bene, quindi anche dal punto di vista hardware, vedo che vi state muovendo molto bene, parlaci quindi un po' del software. Quali sono le vostre personalizzazioni, le vostre applicazioni? L'hardware è solo una parte dell'esperienza, chiaramente è importante, come si sa, avere un processore veloce, un display performante. Da questo punto di vista abbiamo dei display IPS, però l'interfaccia e l'esperienza d'uso è sicuramente il modo migliore per differenziarsi. E allora, se vi ricordate, abbiamo introdotto l'anno scorso il G2 con la funzione NoCon. In questo caso vedete che abbiamo la funzione NoCon e c'è la possibilità di, quando abbiamo il nostro messaggio, la possibilità di accendere e spegnere lo smartphone col doppio tocco. I nuovi prodotti hanno sia questa funzione e poi una funzione anche innovativa che si chiama NoC Code, ovvero la possibilità di inserire all'interno di questi tocchi che faccio col display spento un codice, in questo caso il codice 1234, e quindi vedete che si accende immediatamente il display. Se lo voglio spegnere basta che tocco due volte e lui si spegne. Perché abbiamo introdotto il NoC Code? Perché abbiamo visto che in media gli utenti sbloccano lo smartphone per controllare le notifiche, per controllare Facebook, l'email, eccetera eccetera, 110 volte al giorno. C'è chi lo sblocca 20 volte, c'è chi lo sblocca 400, però 110 volte è veramente tantissimo. E allora abbiamo dato la possibilità di unire la velocità del NoC On con la sicurezza di un codice di sblocco, quindi per proteggere la password. E allora qui abbiamo un codice di 4 tocchi, ma possiamo impostare un codice anche fino a 8 tocchi, per un totale di 86.000 combinazioni. E poi un'altra funzione che abbiamo messo riguarda l'interfaccia in sé, perché dai dati di mercato dell'Italia dell'anno scorso, quindi a chiusura 2013, si è visto che oltre il 30% di vendite di telefoni è stato fatto ancora sui feature phone, sui telefoni tradizionali, quelli con la tastiera, i clamshell, i barfone, eccetera eccetera, non sugli smartphone. E allora, per andare incontro a quelli che vorrebbero passare a uno smartphone, perché comunque ne capiscono le potenzialità, gli piace lo schermo grande, il design, ma pensano che sia troppo difficile da usare, abbiamo creato, guardate, questa nuova interfaccia che semplifica l'utilizzo. La troviamo nel menu delle impostazioni, home screen, selezioniamo qui la modalità Easy Home e guardate, un'interfaccia esattamente identica a quella dei feature phone, ovvero tasti molto grandi sempre a disposizione, degli shortcut per accedere ai messaggi, la fotocamera e i contatti, e poi eventualmente la possibilità di entrare nelle mie applicazioni. Naturalmente questa è un'interfaccia opzionale, non è necessario tenerla, quindi la cosa che vogliamo fare è andare incontro a queste persone che pensano che lo smartphone sia
troppo difficile da utilizzare e dirgli: ok, con LG hai un'interfaccia opzionale che ti può facilitare la vita e quindi puoi utilizzare uno smartphone. E allora zia, zii, mamma, papà, nonno, nonna possono utilizzare uno smartphone LG. Bene, quindi interessanti queste nuove funzionalità software. Vi state, diciamo, dedicando anche a quello che il pubblico che sta entrando adesso nel mondo Android. Cosa ci dici invece del mondo fitness? Sappiamo che c'è una novità in corso d'opera. Sì, a marzo l'abbiamo presentata al CES di Las Vegas. A marzo arriverà questa nostra fitness band. In pratica è un bracciale, la troviamo nella zona accessori. Ma ce la fai vedere? Come no? Certo. Carrellata del... Facciamo un giro. Si chiama Life Band Touch ed è un accessorio che si veste praticamente come se fosse una banda da polso. Che cosa fa? Fa ovviamente da orologio, quindi mantiene l'ora, ha la possibilità, è touch, quindi ha un touch OLED, anche lì curvo, quindi un display flessibile, ha la possibilità di essere utilizzato insieme al mio smartphone per fare che cosa? Per tenere traccia della mia attività fisica e quindi, che ne so, sto andando a correre, mi misura il contapassi, quindi quanti passi ho fatto, insieme allo smartphone e all'applicazione mi dice i vari chilometri, quante calorie ho consumato, eccetera eccetera, e mi può anche funzionare come diciamo controller per il riproduttore musicale, quindi direttamente dal mio braccio io posso decidere play, stop, pausa oppure vai avanti col brano. E inoltre ricevo le notifiche, quindi ho la possibilità di vedere, che ne so, chi mi ha scritto un sms, non di leggere il testo ma vedere chi mi ha scritto, un'eventuale chiamata, e se magari mentre sto correndo, appunto sto facendo la mia attività fisica, voglio rifiutare la chiamata senza toccare lo smartphone, io basta che chiuda direttamente il display del mio fitness band e la chiamata viene automaticamente abbattuta. Non solo, ma abbiamo poi, qui non l'abbiamo esposto, abbiamo poi anche un altro accessorio che verrà lanciato sempre a marzo, sono le cuffie per il monitoraggio del battito cardiaco che possono essere utilizzate insieme al Life Band Touch e insieme allo smartphone. Questo giusto per avere il pacchetto completo per il fitness, quindi io vado in giro a correre, ho le mie cuffie da cui ascolto la musica che mi controllano anche il battito cardiaco, tutto visibile sul mio sulla mia banda, diciamo così, sul mio bracciale, con la possibilità poi di interagire con l'applicazione che ho sul mio smartphone. Fitness però sappiamo non è tutto, anche la musica è importante, tra l'altro si coordina bene al fitness. Cosa sono quindi queste qui? Beh, qui abbiamo le Tone Ultra, che sono le nostre cuffie, diciamo così, di qualità. Sono delle cuffie che si indossano in maniera molto semplice, perché sono cuffie Bluetooth innanzitutto, si indossano qui al collo e hanno poi i riporti degli auricolari in-ear che appunto permettono di ascoltare la musica. Sono degli auricolari certificati JBL, quindi hanno una qualità audio superiore. Tra l'altro abbiamo sia diverse colorazioni, sia poi, vedete poi anche qua, diverse tipologie. Questa qua è il Tone Ultra, che è la versione, diciamo così, top. Questa qua invece è la versione base, quindi ovviamente ha un prezzo anche più accessibile. Dopodiché abbiamo anche le cuffie Groove, che sono queste che vedete. Sono delle cuffie che sono tuned, non mi viene il termine in italiano, sono ottimizzate, diciamo così, da degli audiofili professionisti, e che ci permettono di avere quindi una qualità audio ancora più elevata. Bene, con questo tour concludiamo il nostro giro panoramico assieme a Raffaele Cinquegrane, che ringraziamo, e dallo stand di LG per Android Lock è tutto.